Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Ciao! Sono con la mamma oggi ed è sabato. Non mi funziona internet, devo andare a casa sua a caricare i weekly. Infatti è sabato quasi pomeriggio oramai. E l'ho lasciato tutta la notte e non ha funzionato per tutta la notte. Anche ieri sera vedevo che non andava bene, quindi andiamo da casa di mamma e proviamo a caricarli lì. Quindi li avrete visti sicuramente tardi i weekly, perdonatemi, ma ho una connessione merdosissima. In tutto ciò sono andata a ritirare con mamma stamattina in posta un pacchettino. Dov'è che c'è scritto? Era qua, ok, Dixie. Un pacchettino Dixie che mi ha contattata e mi ha fatto scegliere dei gioiellini e me ne ha mandati alcuni, tra cui questo anello che è stupendo, c'è dentro tipo un'opalite. Adesso non mi ricordo il nome preciso perché sono tutti opaliti però di vari colori. E questa qua, come vedete, è una mezzaluna con una pietra tipo viola con dentro tutti gli altri colori arcobalenosi, è bellissima. E mi hanno mandato una collana che speravo vivamente mi mandassero perché è stupenda. Adesso la faccio vedere. L'anellino era qua dentro in questa bustina, carinissima. Infatti me la terrò per l'agenda, magari la uso proprio come tipo da appiccicare sull'agenda. E questo coso qua con dentro magari gli stickers. Poi il pacco è questo. Infatti potete trovare Dixie su Instagram come tutti i negozietti. E questi qua sono i pacchettini con dentro i gioiellini. Siete delle patatine Dixie. Questa è la collana che speravo mi mandassero, è stupenda. Cioè, tipo sembrano delle corna delle alci. E poi c'è questa opalite bianca, bellissima. Anche questa è strana perché ha dentro tutti i colori. Forse con lo zoom la vedete meglio, è stupenda. Cioè, mi piace tantissimo questa e sta praticamente tipo al collo, attaccata al collo. Dovrebbe stare proprio modalità cerchietto del collo. Come si chiama? Choker. Vabbè, e questo è il suo pacchettino che terrò. Poi apri tu questo. Mamma ci sta aprendo l'altro pacchetto da assistente, aiutante assistente. Quest'altra è tipo una collana stranissima, quando l'ho vista sul sito. È una specie, sembra sia quei cosi texani che si mettono sopra la camicia. Ah, Hai bello, sì. capito com'è? E c'è questa cosa, praticamente, esatto. Sì, vedi che sembrano quelle texane. Queste cose stanno giù e questa la puoi regolare tu. Fai tipo tre giri intorno al collo con questa e questa la regoli se la vuoi troppo, cioè tipo se la vuoi più scollata, se la vuoi attaccata al collo. E questi sono i gioiellini che mi sono arrivati. Molto molto contenta e non vedo l'ora di usarli, a parte l'anello che lo sto già usando. Anzi, mi sa che adesso provo questo con la maglietta che ho. Tipo, devo fare così. Puoi fare tutti i giri che vuoi in realtà. E strozzarti quante volte vuoi. Poi dopo si tira su, vero? Io ho visto che si tira, infatti si tirava su. E si può tenere o così, bello, vero? Molto. Ah? O così, oppure tipo qua. Infatti nelle foto che ho visto io su Dixie ce l'avevano anche tipo tutto giù. E non scappa perché qua c'ha questi cosini qua. Bello questo. Mentre questo qui dovrebbe infatti stare così. Da solo ovviamente è più bello. Perché così sembra una cozzaglia di cose. Bellissimi però. Mi piacciono un sacco. Niente, possiamo andare, mamma. Adesso che mi sono inghingherata per bene. Madre, io non ho tanta memoria. Ciao! Ciao. Siamo a casa della mammoletta. E qua, oddio, non volevo tapparvi l'audio. Qua io ho preso il tonno al naturale, l'ho messo in questa ciotola insieme al farro bollito. Io taglierò spinosa. E il signor Parmigiano Reggiano. Era un po' che non ti facevi vedere. E dopo di dove andiamo, mamma, a catturare i? Pokémon. Specialmente i? Non Dai, dai. me li ricordo i nomi, ma lo sai, Gyarados. Gyarados. È il biscione, quello, il Ah, dragone sì. blu. Che buono sto pane. Pane droga si chiama. Com'è che si chiama il bastoncino Bastoncino francese. Ti ho ricordato. Baguette? No, la baguette è un'altra. Questo è il Perché? bastoncino francese. Perché in francese ho detto baguette. Buonissimo. Comunque si porta sotto al braccio col giornale fresco. Luca? Eh sì, sai quando si dice panini imbottiti, giornali illustrati. Ho parlato dello zenzero che ho mangiato lì a Luan, di Oddio, Somma, quanto latte. e ho preso questo qua. È buonissimo. Ah,
Allora, io e la mamma siamo venuti alla Schiranna, per venire fino a qua, cioè tipo al lago di Varese, al Lido. Ci abbiamo messo 80 anni Se non fanno multa va bene. perché un amico di mamma gli fa: "Ah, è vicino a casa tua?" Sì, mezz'ora. È vicino, non è molto vicino. Vabbè, comunque sono tutte stradine che non avevamo mai fatto. E quindi è normale che all'inizio non sai dove devi andare. Assistenza. È bellissimo qua, tutto ciò ci godiamo anche una meravigliosa vista e un bel pomeriggio con la mami. Gli ho detto ad Andrea: "Vieni anche te." Era stanco a casa a dormire il patatino. Allora, ragazzi, quella là in fondo è casa mia, l'ho appena comprata. E questa è la vista. Non sarà il mare, ma almeno almeno è rilassante. Oh, mammolita. Che tieni te lei. Due, giocati Guarda contemporaneamente. quanti psaidak. Qua non si può fare il bagno. È solo un posto per prendersi il sole e rilassarsi. Guardate che bello. Con queste scarpe sto morendo, non pensavo di venire al lago oggi. Sì, ciao. Sembravo coso. Aprafuoco. Buona giornata. Buongiorno e buona domenica. Oggi non vi ho ripreso niente perché alla fine abbiamo fatto tipo un sacco di cose che non vi ho ripreso. Siamo andati al parco, io e Andrea, abbiamo catturato un sacco di Pokémon, poi siamo andati a fare la spesa, adesso abbiamo mangiato tutti insieme e mi è venuto in mente che devo salutare delle persone. Noemi Ballista, che tra l'altro tu non l'hai conosciuta però, Nemo, praticamente c'è una storia dietro, è là. Figlia, vabbè, comunque conosce anche Andrea, questa persona, giusto? Non di persona però, questa persona non di persona. Vabbè, ti mando un bacione, ti saluto anche Andrea e poi volevo salutare anche Stefano e Ilaria che mi hanno appena scritto su Instagram, che così non mi dimentico. E anche se oggi domenica non ho ripreso niente, però ci tenevo a fare una domenica con i saluti, quindi ciao. Buongiorno e buon lunedì. Allora, questa ve la devo raccontare. Qui, come vedete, c'è la carne che ieri praticamente abbiamo fatto la grigliata, come vi ho detto. Tra l'altro, scusate se vi ho ripreso solo quel pezzettino di domenica. Abbiamo fatto veramente un sacco di cose che però non avevo portato la videocamera con me. Più che altro che ci siamo anche rilassati io e Andrea, quindi da una parte è stato un bene perché vi potevo solo far vedere il parco e basta, perché per il resto non vi avrei ripreso più di tanto. E quindi niente, cosa abbiamo fatto ieri? La grigliata e io. Siccome poi Andrea se la mangia a mezzogiorno del giorno dopo che sta per tornare, avevo lasciato la carne fuori perché si stava freddando, poi ho detto la metto in frigo, ovviamente mi sono dimenticata ed è rimasta fuori, ma non vai a pensare che i gatti te la vanno a mangiare. Stamattina c'erano per terra tutti i pezzettini di carne smangiucchiati con la cosa aperta, praticamente tutte le zampettine del delitto di questi due animaletti. Infatti Hunter è scomparso, non è più in cuccia. E mi sa che se la sta godendo in giro per casa, o forse no, non riesco a capire se è in cuccia. Perché l'ha mangiata ben due volte. La prima volta, sì, è dentro. Lo sai che hai mangiato la carne del papà? Eh? Lo sai che gli hai mangiato la carne, te, quell'altra? Che fate cose, le cose in collaborazione? E non è ancora sazia, e mangia ancora. È inutile che rutti, che fai tutte le fusa. Inutile. La prima volta li ho beccati perché mi sono presa la medicina alle 8 e avevo visto la carne, l'ho ritirata, pulito, ho richiuso di nuovo perché era ancora aperto, quindi ho fatto un secondo strato di cosa, di stagnola. Poi la seconda volta adesso sono andata in bagno, c'era ancora il casino qua, quindi ho mangiato per due volte. Però la seconda mi sa che è stata di più Freya perché non c'erano altre zampate fresche, perché Hunter essendo senza pelo lascia le zampate, no? E quindi ogni cosa che fa vedi che è lui perché lascia tutti i segni, se magari si bagna si puccia le zampine da qualche parte. Freya invece no, essendo tutta pelosina, e chi si zampe di veluto, non si vede niente. Comunque io sto per fare colazione, anche se sta per tornare Andrea. Lo so, sono pessima. Perché potrei mangiare il farro che mi sono fatta ieri, ma voglio assaggiare questi al cioccolato. E anche questi che mi ha comprato mamma. Ogni volta li mettono sia nell'Esselunga anche in altri bar di fianco al caffè come biscottini da mangiare. E questi qua li vendono anche nell'Esselunga proprio i pacchettoni così. E sono buonissimi questi biscotti. Secondo me sono perfetti perché sono dolcissimi da sgretolare senza aggiungere zucchero né niente, quindi solo burro sciolto. Per fare il fondo della cheesecake perché sono già perfetti di suo. Quindi niente, detto questo, mi faccio la pappa. Ok,
Sono buonissimi. Saranno la mia nuova droga del periodo. Alla fine gli altri sono caramellati, ho letto. E non li ho mangiati perché li preferisco mangiare magari col caffè, come al bar. Mi sono fatte mirtilli. Vi state chiedendo che tipo di latte sto bevendo? È questo qua, la nocciola. Buonasera, scusate se oggi non vi ho ripreso, sono sempre la solita sciocca. No, in realtà oggi io e Andrea siamo andati al centro commerciale di Arese a fare un giro che era a casa e ci siamo annoiati tantissimo perché non abbiamo visto niente di che. Non siamo andati neanche per comprare, ma per passare un pomeriggio a fare un giro e ci siamo annoiati tantissimo. Infatti siamo tornati poi indietro. Ma cos'è sto programma? Vabbè, e siamo appena tornati da Gallarate, che siamo andati a fare un giro, che stasera siamo usciti con i nostri amici e siamo rientrati adesso. Sono molto stanca perché abbiamo camminato ed era un po' di giorni che non camminavamo perché andavamo in giro in macchina, è vero? A fare i passettini, i chilometri delle uova. Ciao! Mamma mia, qua avevo sistemato, c'ho il casino di nuovo, cioè è veramente assurdo. Non riesco a tenerlo sistemato questa zona perché mi siedo qua praticamente, adesso non mi siedo più là perché non ho la luce giusta, mi siedo qua perché ho la finestra che mi fa luce. Da seduta prendo tutte le robe con le mani e lascio tutto aperto perché devo avere tutto a portata di mano, quindi faccio sempre un sacco di casino. Ah, vi volevo far vedere che in molte mi avete chiesto le mie pietre, di farvi vedere le pietre che ho, i minerali che ho. Allora, questo qua è nuovo, me l'ha dato la mia mamma, me ne ha date tre di queste pietre qui. Ne ho messe due fuori dalla finestra perché proteggono. Mia mamma dice che sono talmente potenti che messe fuori proteggono la casa, proteggono dall'esterno. Sono perfette anche dentro, cioè da tenere vicino a voi. Ah sì, e poi mi ha dato anche questo geode spaccato, questa drusa, che è bellissima, veramente piccola. Tra l'altro non so perché qua è viola, perché mia mamma a casa sua aveva delle rose del deserto dipinte che le aveva trovate già lì. Ce n'era una blu. E vicino alle rose del deserto c'era anche questa drusa. Non so perché viola. Però è spettacolare, sembra tipo zuccherata, guardate, è troppo figa. E l'ho voluta mettere anziché qui, perché qua ho tutte le druse. Tutte, tre ne ho. Vabbè, l'ho voluta mettere qui perché almeno, non lo so, dà quel tocco un po' di figo. Questa qua era diversa, prima avevo tutte le punte e questa qui. Adesso ho messo questa. Se volete sapere dove ho preso questa piramide. L'ho presa da Urban Outfitters tipo l'anno scorso o quest'inverno, già non mi ricordo. Questo è quanto che ci tenevo a dirvelo perché molte ogni volta mi chiedete dove prendo determinate cose e mi dimentico poi magari di scrivervelo. Ecco, così abbiamo riempito questa giornata che non vi ho ripreso niente a parlare dei miei minerali. E adesso mi strucco, vado a far la nanna. Ah, sono molto incavolata perché non mi funziona internet da giorni. Infatti io per caricare i wiki sono dovuta andare dalla mia mamma, come avete visto inizio weekly, e che neanche da mia mamma poi funzionava. Sono dovuta tornare di qua e connettermi alla rete di mio fratello che adesso è di fianco. Zero, proprio non sta andando, infatti dobbiamo chiamare. Tra l'altro Andrea sta per fare il Fortunuovo e evolvere tutti i Pokémon. Voglio vedere l'evoluzione di Jigglypuff e Senshiu. Senshiu, Senshiu, Senshiu. Lo stai già facendo? Arrivo.